Morire è importante, ma non di una morte fisica, corporale. Crepare dentro la propria mente, estinguere quei residui di istinto atavico, nascosti come polvere sedimentata tra le pieghe dei nostri cervelli. Sconfiggere la patetica illusione di essere solo una cosa e non ogni cosa. Abbandonare false illusioni di immortalità, di adorazione delle masse, di ricchezza, di dominanza sugli altri. Sì, morire è importante. Non solo lo è per fare delle belle opere d'arte, lo è anche per non limitarsi a sopravvivere una vita che ha l'infinito da offrire, solo se abbandoniamo questa cazzo di zavorra inutile chiamata io. Buona visione. Tutto si riconduce a questo. Cominci a disegnare perché vuoi essere qualcuno. Vuoi essere considerato bravo perché saprai fare qualcosa di bello. E se sarai in grado di fare qualcosa di bello, allora, maledizione, sarà un po' come se fossi bello pure tu. Ma ti rendi subito conto che disegnare non è affatto facile. Provi, riprovi, fallisci, ti incazzi, piangi, riprovi, fallisci, piangi di nuovo, pensi di mollare. Ma quella speranza di diventare qualcuno, di poter dire che è uno straccio di talento, tiene vivo quel fuoco dentro di te. Continui, migliori pian piano, ti accorgi di una cosa stranissima. La maggior parte dei tuoi disegni fa ancora schifo alla minchia, va bene, però qualcuno dei tuoi disegni non è male. E ti sembra assurdo, perché ti ricordi di come in quei momenti, mentre creavi quei disegni migliori degli altri, la tua ambizione era come svanita. Non pensavi più a soldi, a figa, a magliette col tuo nome, interviste, gente che ti guarda con invidia mentre passi. No, eri come azzerato, totalmente ipnotizzato da quello che stavi facendo. Eri come un tramite. Eri vuoto, e come un foglio bianco il tuo potenziale era infinito. Succede un'altra cosa. Tutto è cominciato perché avevi bisogno di essere felice in fin dei conti. Accettare una vita che ti sputava in faccia ogni 2 secondi. E mentre facevi quei disegni, quelli belli, lo eri, cazzo. Eri contento, neanche contento, estatico eri. Dimenticavi la figa, dimenticavi i soldi, dimenticavi ombre di pensieri che ti vedevano in un futuro incerto, famoso e apprezzato e spompinato da 300 corpi anonimi. Ti sei accorto di come qualcosa iniziato per sbaglio ti abbia fatto intravedere pura gioia, la luce alla fine dell'intestino del diavolo, la vita. Allora hai inseguito quella sensazione, senza più regalare tutto quel tempo a postare immagini sui social media, senza mostrare la tua roba a chiunque mendicando un commento positivo. Hai disegnato come impossessato da una forza altra da te e hai capito come perdere te stesso, per trovarti. I tuoi disegni oramai sono tutti belli, perché belli sono stati i momenti in cui ti sei perso in quel vortice di non so cosa, libero dal peso di dover essere, di dover sembrare, di dover ottenere. L'ego è morto. Per un po', il tempo di fare arte. Poco tempo, chiaro cazzo, ma prezioso più che diamanti. La cosa ti frantuma il cervello, perché tutto è iniziato per sbaglio e ora ogni problema che credevi di avere prima di iniziare è risolto. Solo fin tanto che fai arte, finché esprimi quella roba che non sai nemmeno tu da dove viene. Ma se è vero che non sai da dove viene, sai che è ovunque. L'ispirazione, la bellezza, l'orrore che pulsa e c'è e vale la pena perdercisi. Non sei più solo te stesso quando sei in quei luoghi della tua mente, e i disegni sono solo le bucce di un'esperienza totalmente assurda che non tornerà mai. Adesso dimmi, cosa cazzo te ne fai delle visualizzazioni, dei mi piace, dei soldi, della fama, della figa, se hai l'eternità a portata di mano? Oppure sei ancora all'inizio o a metà strada, di queste puttanate te ne frega ancora qualcosa, non so. So soltanto che pugnalare al cuore l'ego è la cosa più bella che si possa fare. E visto quanta poca gente lo voglia fare di questi tempi, vale la pena fare un tentativo. Vero? Alla prossima. Ciao!